Ciao filosofi, oggi sono in Val Sassina, direzione Alpe Cova. Scoprirete tra poco che cosa c'è di bello in Val Sassina e soprattutto all'Alpe Cova. The day I die. Rifugio Piale Ral. Purtroppo il meteo è stato un po' cattivo oggi, è molto nuvoloso, uggioso, si è alzato il vento e forse fra poco nevica. Quindi sono in questo rifugio nella piana dell'Alpe Cova e parliamo un po', insomma, della Val Sassina, dell'Alpe Cova. La Val Sassina è un posto veramente molto interessante poiché è una valle che corre parallela al lago di Como. Si distende, diciamo così, tra Lecco e Colico. Chiaramente non sta nel lago perché non è sul lago, ma è una diramazione che si sviluppa nell'entroterra montano orobico. È una zona molto frequentata, soprattutto nel periodo invernale, perché ci sono alcune stazioni sciistiche ed praticamente tutto l'anno per i suoi sentieri, che si possono fare sia in inverno che anche in estate. È molto vicino a Milano, quindi è molto molto frequentata come valle, molto molto conosciuta, quindi non ci si inventa nulla in Val Sassina, tutti i sentieri sono tracciati, tutti i sentieri sono conosciuti. Tuttavia non vuol dire che non sono belli, anzi sono molto molto carini, molto panoramici. Qui ci sono montagne. Ne nomino alcune, tipo la Grigna, il Grignone, il Legnone, sono tutte montagne che si trovano in Val Sassina e possono essere percorse sia facendo del trekking oppure anche con ascese alpinistiche di varie difficoltà. Questo è anche uno dei primi vlog che faccio con la nuova Fuji, quindi la mia impostazione fotografiche e video resta praticamente medesima, non cambia nulla nel mio approccio, cambia soltanto lo strumento. Quindi, come sapete, io punto molto all'approccio mentale della fotografia e dei video e non alla parte tecnica, poiché la parte tecnica, certo, è molto importante per poter fare delle ottime foto e degli ottimi video, però non ne parlo nel mio canale. Io, come sapete, approccio soprattutto il tema mentale che può trasmettere la fotografia, il sentimento e come sviluppare delle ottime foto in ottimi posti, trasmettendo il sentimento del fotografo. Sta nevicando,
Questa gita riserva tantissime sorprese, è un posto che vi suggerisco, soprattutto questo periodo primaverile estivo. Non ha difficoltà il sentiero, è molto agevole, non ci sono impedimenti, c'è una parte finale che tende un po' a strappare come pendenza, poi dopo si arriva in un bellissimo spiazzo dove è dislocata appunto l'Alpecova. Posto notevole, molto molto bello, e ve lo suggerisco. Quindi questa bellissima giornata, questa bellissima gita in Valsassina si conclude qui, e ricordatevi che filosofia fotografica sempre. Ciao cari!